televisione italiana, altro che questa gente che si spaccia per, insomma, immortale. Siamo noi, le ragazze di Non è la Rai. Allora partiamo dalla prima di questa fila, che è Angela. Ora quanti anni hai, Angela? 19 anni, sì. Angela è la prima così che si ripresenta delle ragazze di Non è la Rai. Poi c'è Eleonora. Ciao. Anni? 18. Siamo cresciute. Marzia. Ciao a tutti. Anni? 19. Alessia. Ciao. Anni? 21. 21 anni, qui siamo proprio invecchiate, c'è poco da fare. Alessia. Ciao. Quanti anni hai? 22 quasi. Poi ci vediamo sempre, Striscia la Notizia. Maria Teresa. 21. 21 anni. Cristina, 40, anche lei Striscia la Notizia. 24 anni. Francesca Pettinelli. 23, giovanissima ancora tutta, non è vero. Letizia. Sono diventata maggiorenne, 18 anni. Vabbè, poi ci sarei io, ma non fa testo. 19. Vabbè ragazzi, allora,
oggi cerchiamo di indagare qualcosa, insomma, su quello che vi è successo, come siete andate avanti, che cosa state facendo adesso. Poi i ragazzi sono molto curiosi, ci faranno delle domande, delle cose. Però io voglio invitarvi adesso a giocare al gioco, cioè al gioco della televisione italiana, un gioco miliardario. Voi non sapete, adesso mi aiutate, perché ragazzi, ditelo voi a cosa giochiamo. Bravi! Bravi. Per esempio, Eleonora, che cosa diresti adesso, in questo momento? Cosa? Pronto? Ciao! Già va Ciao. Bene questo, Pronto, poi? Come ti chiami? Samantha. Da dove ci chiami? Bologna. Bologna. Per esempio, quanti anni hai? 14. 14 anni, adesso bisogna giocare. Bisogna giocare. Ecco, tu sai cosa si vince? No, non lo so. Come soldi. Non soldi? Si vince cosa? Non lo so. Se vinci i soldi. Sì. Oppure. Oppure. Ce l'hai le unghie? Sì. Sì, allora gratta e vinci. Allora adesso, un minuto di tempo per giocare a questo gioco. Come sai come si gioca? Si parte da qua e si arriva qua. La lei sceglie intanto le prime lettere. Sentiamo, vai. Ti metto il tabellone. Vai. Cosa scegli? E B, di Bologna. Può essere di scuola, di prova o di vendita? Non lo so, cambio P. P di Palermo? Sì. Alla fine dell'anno scolastico lo è un bravo alunno. Promosso? Sì. C di Como? Il titolo di una sua canzone è il prefisso di un cellulare. Camilla? Sì. M di Milano? La regione dell'atmosfera al di sopra della stratosfera. Mesosfera? Sì. S di Samantha? S di Samantha, la roccia verde con striature di vari colori. Smeraldo? No. LF. Il fisico francese che nel 1849 misurò la velocità della luce ottenendo un valore di 315.000 km al secondo. Non lo so, sì, di Torino. Il segno di vittoria che gli antichi innalzavano sul luogo dove i nemici erano stati volti in fuga. Q di quadro? Q di, dov'è? Ecco. Il colle del capo dello Stato. Che cos'è? Quirinale? Sì! U di Udine? Nella mitologia greca è il cielo cosmico marito di Gaia. Che è un'altra nostra amica. Niente! Peccato. Allora, guarda, le previsioni di Leonardo erano giuste. Gratta e vinci. Grazie. Ci fallo vedere. Eccolo qua. Grazie, ciao. 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 Pronto? Pronto? Ciao! Ciao Ambra! Ciao. Torniamo Ciao, Leonora. Ai Ciao. Vecchi tempi. Con chi hai occasione di parlare? Con chi vuoi parlare? Con la Pettinelli. Oh, eccola qua! La Pettinelli, vieni qua Francesca! Sei bellissima Francesca! 40 milioni! Anche te, Ambra, sei bellissima! Cosa? Sei bellissima! Ma l'hai detto per contentarmi? Guarda che io non lo so. No, perché siete tutte allora, bellissime, okay. Non so più a chi dirlo. Francesca, lo so, c'è da scegliere. Come allora, ti chiami? Valentina. Di dove Ciao, sei? Ciao Valentina. Sono di San Lazzaro, in provincia di Bologna. E quanti anni hai? 13. 13 anni. Vuoi chiedere una cosa in più? Possiamo andare oltre anche se vuoi, No, tanto non voglio non chiedere problema. Una cosa in più, perché? No, così, per chiedere. No. Tante volte t'andavo. No, io sono discreta, dai. Vabbè, allora, un minuto di tempo. Tu l'hai scelta, speriamo che ti porti fortuna. Spero di portarti fortuna, almeno quello. Fine, allora, attenzione, vai. Udine. Ah, perché io ci avrei una A qui. Però se vuoi possiamo anche... Cambia, va. B di Bologna. B di Bologna. Quando arrivi lì devi scegliere una strada. Bivio. Sì. V di Verona. Nel 1800 costruì la pila a dischi di rame e di zinco. Primo generatore di corrente elettrica continua. Volt. No. Devi sbagliare. CLR. Cosa fa l'eccezione? Conferma la regola. Esatto. F. Di Firenze. Piccola fissazione ingiustificata. La sapevi? GS. Il compositore padre del valzer. Non lo so, P di Palermo. Però. Aspetta. P di Palermo. Nel basket deve entrare nel canestro, nel calcio in rete. Pallone. Sì. Oh. Il monumento egizio presente anche a Roma in piazza San Pietro. Che cos'è? Non lo so. Era l'obelisco. È vero. Ma vogliamo dire che cos'è? Nel 1800 costruì la pila di dischi di rame e zinco, primo generatore di corrente elettrica continua. Che cos'era? La volta. Volta, giustamente, non volt, però è lo stesso. E questo il compositore padre del valzer? John Strauss. Mi spiace, guarda, erano anche facili. Ciao. Cosa ciao. Si becca? Un bel gratta e vinci. Esatto. Grazie, ciao. La sorpresa. Allora, per ora,
le telefonate sono finite, ma è il momento di pensare alle domande, perché qui ce n'è da scegliere oggi, però così, tanto per dare importanza anche un po' a loro, perché ce l'hanno bisogno, passiamo la parola a Giorgio e la Bracobaldo Band.